Buongiorno, chiederemo l'esordio, chiederemo medicina per l'anima, vi ricordo sempre i libri. Ormai sapete tutto, ha tre grandi pregi, questo poco, semplicissimo, ho scritto io. Ho chiesto ai personaggi in quarta edizione, Orchidiano medicina per l'anima, solo ebook, e pensieri notturni nello spazio, solo cartaceo. Questo Orchidiano medicina, chiesto ai personaggi, solo cartaceo. Oggi voglio parlarvi di un grandissimo personaggio delle orchidee, che ci sono tante orchidee che hanno il suo nome. E si chiama Skinner, George Ure Skinner. Allora, ci sono tantissime orchidee che si chiamano Skinner, tantissime bellissime orchidee, la Lycaster Skinneri, la Cattleya Skinneri, la Barkeria Skinneri, tante altre, l'Odontoglossum Ure Skinneri. Lui era nato in Scozia e suo padre era un pastore della Chiesa di Scozia. Ma soprattutto suo nonno era un vescovo di Aberdeen. E suo bisnonno era stato un grande accademico. Per lui non ha seguito le orme dei suoi predecessori. Gli piaceva andare in giro, fare il commerciante, è andato a finire in Guatemala. E in Guatemala, affascinato dalla splendida flora tropicale della Guatemala, flora e fauna tropicale, si è messo a raccogliere insetti e uccelli che spediva poi al Museo di Storia Naturale di Londra. In quel periodo lì c'era Bateman, un grandissimo botanico appassionato di orchidee inglese, che vedendo tutti i materiali che Skinner spediva al museo, gli ha scritto di cercare le orchidee, facendogli dei disegni come erano le caratteristiche delle orchidee così. Skinner questa lettera qui l'ha considerata quella data come un suo compleanno, un suo nuovo compleanno, perché da quel momento si è dato alla ricerca delle orchidee. E ha spedito in Inghilterra più di 100 nuove specie di orchidee, alcune bellissime, tantissime orchidee portano il suo nome, ma porto, altre non portano il suo nome, ma sono comunque bellissime. E allora lui ha fatto tutta la sua vita così, facendo commerciante e soprattutto cercando orchidee, e poi, arrivato all'età di 62 anni, rimasto vedovo, ha deciso di tornare in Scozia e allora ha liquidato tutto il suo affare in Guatemala ed ha deciso di partire per la Scozia. I primi di gennaio del 1867, ogni domenica arrivava la nave che poi andava in Inghilterra, è andato a porto per prendere la nave, però la nave era troppo affollata, aveva preferito aspettare la nave della domenica successiva. E si è fermato al porto a mangiare qualcosa e ha preso la febbre gialla. Allora, lui lì era al lunedì, non si, la domenica, lunedì non si sentiva tanto bene, martedì era gravemente malato e mercoledì 9 gennaio 1867 è morto con la febbre gialla. Vedete, in 448 è morto. Se fosse sopravvissuto, quale sarebbe stata la sua 40ª traversata dell'Atlantico? Grandissimo Ure Skinner, ci sono veramente delle catene, tra le più belle, la Lelia Skinneri, la Cattleya Skinneri, la Barkeria Skinneri, ma tante altre, che adesso la Cattleya Skinneri ha cambiato nome, si chiama Guariante Skinneri, però veramente è stato uno dei più grandi personaggi delle orchidee, uno dei più grandi cacciatori di orchidee, ed è morto appunto per la febbre gialla, cioè che l'ha presa la domenica, lunedì non stava tanto bene, era un po' malmesso, martedì era gravemente malato e mercoledì è morto. Va bene, dai, a domani.